gara 2 è più sofferta rispetto a gara 1, una Gioiese che tira fuori gli artigli e mette in seria difficoltà il Botteghelle. Alla fine la portate a casa questa gara 2. Sì, prima cosa voglio fare i complimenti alla Gioiese perché secondo me l'assenza di Peppe Russo, che poi è stata compensata dalla mia, se vogliamo, era no, non è un'assenza da poco perché Peppe Russo è un giocatore, a me piace molto come gioca, quindi è un'assenza che pesa. Detto questo, è chiaro che giocavamo in un campo molto caldo, grande tifo, bell'ambiente, abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo giocato in maniera ordinata, intelligente, non abbiamo mai perso la calma. Quando sono arrivati loro sotto con quelle due triple di Ciccio Russo e la tripla del numero 8, mi dispiace, non so come si chiama, ha giocato una partita eccezionale. Non abbiamo perso la calma, abbiamo continuato a giocare e poi è venuta fuori anche l'esperienza che, come dicevo in settimana, ci siamo sentiti con Eugenio D'Attola, è stata molto bella questa cosa. Io dicevo a Eugenio, l'unica cosa che non puoi insegnare a questi ragazzi è l'esperienza. E oggi per fortuna è venuta fuori di nuovo la nostra. È chiaro che ancora non abbiamo fatto assolutamente nulla. Dobbiamo concentrarci su gara 3. Per fortuna abbiamo 2 settimane, quindi tenteremo di recuperare anche gli infortunati. Infortunati che ci sei anche tu, va detto, un problemino a inizio, diciamo, gara per te. Anche dall'altro lato un brutto colpo per la Iacona che poi è rientrato zoppicante. Una partita abbastanza maschia ma bella, tanto fair play, come hai detto tu, pubblico, palazzetto pieno anche dalla parte vostra, bello l'urlo insieme ai vostri tifosi venuti da Reggio. Marco, adesso gara 3, tra 2 settimane potete preparare il tutto con calma. Sì, mi hai fatto in realtà un sacco di domande, tenterò di risponderti con un po' di calma. Sì, dobbiamo recuperare gli infortuni. Io purtroppo dal colpo che ho preso in gara 1 contro la Jolly sono stato fermo quasi 1 mese e mezzo e quindi poteva succedere. Ho avuto, stasera non mi hanno potuto fare la fasciatura che ho utilizzato le ultime 2 partite e questo è stato il vero motivo per cui sono fatto male. Al di là di questo però voglio dire, il mio infortunio scompare di fronte alle prove di Fabio Ciglione, che ha difeso in maniera eccezionale, Ciccio Catano, ma tutti, cioè Santo, Gonzo Scordia, potrei citare tutti, anche chi non ha giocato, è fondamentale perché noi vogliamo portare avanti un lavoro di gruppo e quindi anche chi non gioca è di fondamentale importanza per quello che vogliamo fare. Partita maschia, sì, ma siamo ai playoff, quindi anche normale. Correttissima come è stata gara 1 e come è stata tutta la serie contro Nuova Jolly, perché questa è la dimostrazione che almeno noi in campo ci vogliamo divertire, poi quello che succede all'esterno non è competenza nostra, ma noi in campo ci vogliamo divertire. L'urlo finale sotto i nostri tifosi è stato bello per il semplice motivo che è una grossa soddisfazione per noi riuscire a coinvolgere così tante persone. E farle divertire, portarle al palazzetto, farle gioire con noi, si crea un bel clima ed era bello ringraziare anche queste persone che in una domenica pomeriggio di bel tempo in cui potevano andare a mangiarsi un gelato sono venute qui a Gioia Tauro a fare il tifo per noi. Ci vediamo tra 2 settimane allora. Assolutamente sì, spero di recuperare, farò di tutto per esserci. How do you want me to?